Ho avuto l'onore di essere il primo cliente a depositare materiali. È molto semplice, è ben organizzato e quindi basta prepararsi la roba da casa e venire qui invece di andare a buttarla chissà dove. Inaugurato a Pian di Mileto nel comune di Greve in Chianti, il 31esimo ecocentro di smaltimento di aria realizzato nell'arco di un anno, dove si potranno convogliare molte tipologie di rifiuti. È un momento importante per noi, uno strumento per potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, avere un punto di raccolta dove tutti i cittadini possono andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, a portare e poi anche la differenziazione dei rifiuti che poi il centro di raccolta può raccogliere è importantissimo. L'area che abbiamo avuto in gestione per progettarlo era di circa 3.000 metri quadrati. Abbiamo realizzato un intervento su 2.800 metri quadrati per un costo di circa 700.000 euro. Rifiuti non solo dei residenti della zona, ma anche per chi proviene da fuori. Quindi non soltanto il comune di Greve, ma tutti coloro che appunto vedono in questo centro un elemento di comodità e tra l'altro fruibile per 6 giorni alla settimana con l'alternanza mattina-pomeriggio, iniziando appunto il lunedì mattina e terminando il sabato pomeriggio, e quindi completa il sistema di raccolta che è qui in essere. In base alla tipologia dei rifiuti ci sono anche degli sconti in bolletta da parte di Alia. Pesiamo tutto quello che viene portato qui, lo differenziamo al 100% e lo addebitiamo ai singoli utenti, in modo che ognuno possa avere la sua bolletta ambientale e poter concorrere ad avere degli sconti in relazione a quanto materiale e a che tipo di materiale è stato portato qui. Un impianto moderno, questo dotato di tecnologie green per la sua gestione. Sulla tettoia che abbiamo qui alle spalle c'è un impianto fotovoltaico che rende praticamente autonomo tutta l'area dal punto di vista energetico e tutte le acque sono collettate e non viene disperso nessun tipo di inquinante. Quindi ben vengano centri come questi.